La più bella Meco vista quest'anno al Palapergola strappa un prezioso successo in rimonta contro il Modugno, al termine di una gara passata sempre a inseguire e poi conquistata nel finale per 5-4. Le prime grandi emozioni sono condensate all'ottavo minuto, la bellissima azione rosso-blu è vanificata dalla parata di De Paola, sul capovolgimento di fronte Galasso lo imita con una bella deviazione in angolo, ma sul corner il portiere Potentino deve arrendersi alla botta al volo di Da Silva. La sfida Da Silva-Galasso si ripete all'undicesimo e la vince ancora il brasiliano del Modugno. Questa volta con la complicità dell'estremo difensore che lascia passare una punizione potente ma non irresistibile. Un passivo ingiusto per i lucani che si lanciano all'assalto ma trovano sempre l'opposizione di De Paola e nella foga commettono troppi falli. Al sesto scatta il tiro libero che Da Silva sbaglia ma il miracolo di Galasso è inutile perché Racanicchi subito dopo marca il 3-0. E il diciottesimo, un minuto più tardi, Noro accorcia le distanze e permette alla Meco di tornare negli spogliatoi con bellicosi progetti di rimonta sorretti da una grande convinzione. Penso che tutti giocando al massimo oggi, tutto messo lì, ó, vamo vincere, oggi dobbiamo vincere, qua non perde oggi. Il palo di Salomao in avvio di ripresa non cambia i piani rossoblu perché al secondo minuto una magia di Lara riporta la Meco a distanza d'aggancio, aggancio che arriva al quinto ancora grazie a Noro. I potentini sembrano lanciati verso il sorpasso ma inciampano nell'espulsione di Lara per doppia ammonizione e in superiorità numerica il Modugno torna avanti con Tomadon. Ma la rabbia dei padroni di casa non si è esaurita, l'assedio riprende e il copione è lo stesso del primo tempo, con De Paola a tappare ogni falla del Modugno, ma anche il superportiere nulla può al quattordicesimo per contrastare l'asse Machado-Bacega-Machado, con l'imparabile conclusione di quest'ultimo. La rimonta è completata, ma la gara ancora no, e per la Meco è una fortuna, perché a concluderla nel modo più bello è il potentino doc Giacinto Cirenza, che a due minuti dalla fine trova la conclusione vincente e regala i suoi 3 punti e tanta fiducia. Finalmente, per la prima volta, ho portato alla vittoria la mia squadra. Anche se abbiamo giocato tutti una grandissima partita, secondo me. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi che sono scesi in campo, sono stati veramente eccezionali. C'è stata gente che ha fatto 39 minuti, ha dato veramente l'anima e adesso è in lacrime dentro lo spogliatoio. Quindi questa è la dimostrazione che ci sono uomini qui dentro che veramente credono a questo progetto e che realmente a questo punto sono legati alle persone e alla maglia che portano.